Ciao a tutti e bentornati sul canale o benvenuti a chi ancora non ha visto nessun video mio, ovviamente. E allora oggi volevo fare il, come sicuramente leggerete dal titolo, il What's in my bag, perché mi è stato richiesto da una ragazza in un commentino nel mio video della collezione di borse, che se volete vi lascio linkato giù nell'info box. E niente, quindi mi fa piacere, insomma. Non è che ci saranno grandi cose, perché io dentro la borsa, siccome ormai sono vecchia e le mie spalle soffrono, ormai la carico molto poco, al contrario di qualche anno fa invece che sembrava ci avessi un sacco pieno di cemento. Invece adesso, diciamo, ho imparato a gestire un po' più le cose, quindi ce ne sono molte meno dentro. E poi in questo ultimo periodo, diciamo che prediligo le borsette piccole, e quindi quando poi magari ripasso alle borse, diciamo, un po' più grandi, comunque il contenuto è sempre lo stesso della borsa piccola, quindi non è che ci sia granché, ma stringi Simona, stringi. Allora, la borsa che sto usando in questo momento è la Givenchy, che vi ho fatto vedere appunto nel video delle borse e che adesso pesicchia un pochino, ma ora vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Allora, peschiamo random. Allora, vi faccio vedere che cosa c'è qui nella taschina. Allora, in questa taschina interna io praticamente tengo le chiavi, semplicemente, quindi chiavi della macchina, chiavi di casa e vabbè, chiavi del lavoro. E qui c'è questo. Poi nelle altre due taschine, queste qui laterali, diciamo che sono tipo porta cellulare, tengo la carta, vabbè, carta d'identità. E tengo la carta d'identità perché, venendo appunto da una borsa piccola che avevo in precedenza, prima di questa, ho praticamente lasciato il mini portafoglio che avevo in quella borsa perché non mi andava di rimettere il portafoglio mio, diciamo quello grande, classico. E quindi niente, questo è il portafoglio, insomma, qui questo è quello piccolino appunto che uso per qui c'è la tessera sanitaria, che uso insomma, diciamo, per le borse appunto quelle piccoline. E quindi questo è il portafoglio. E poi il portafoglio, vabbè, io l'ho preso, diciamo, dal cassetto per farvelo vedere, che è quello, diciamo, che uso nelle borse, diciamo, un po' più grandi, dove ovviamente entra, perché non è che entra dappertutto. E niente, questo, vabbè, è un portafoglio di Miu Miu che ho da un sacco di anni, che è comodissimo. Ora però è parecchio che non lo uso, proprio perché comunque per comodità ogni volta non mi va di trasportare le cose, quindi lascio questo qui piccolino, che alla fine è comodo anche nelle borse grandi. Poi occhiali. Io sono veramente una vandala proprio. Occhiali sparsi così nella borsa, poi dici perché ti si rigano e te li devi ricomprare? Va bene, allora occhiali da vista, che io principalmente porto, diciamo, in borsa perché me li porto al lavoro e che comunque stando davanti al computer ovviamente mi servono. A me non manca molto, però comunque sono principalmente occhiali da riposo, quindi comunque ci guido la sera e ecco, ci lavoro, diciamo, al computer. Occhiali da vista, scusate, da sole. E questi qui che mi piacciono molto, ma che naturalmente voi non riuscite a vedere, ma sono tutti rigati perché io li butto dentro la borsa perché veramente sono una cosa indegna. E questi sono della Comono. Ne ho due paia di questi qui e mi piacciono molto perché costano poco. Non è che valgono tantissimo, perché vorrei farvi notare, ecco, insomma, voglio dire. Però sono occhiali da battaglia che si possono mettere tutti i giorni. Le lenti sono buone, queste sono tipo verdi. Però vabbè, insomma. Occhiali, perché io senza occhiali da sole non ci posso stare perché sono veramente fotofobica proprio. Mi viene subito il mal di testa senza occhiali. Poi ombrello, tra l'altro anche sporco, perché questo, vabbè, è quello che tengo in macchina perché ieri qui c'era un tempo da lupi, oggi praticamente sembra 30 gradi, estate, ye ye, poi dici perché sta male. E quindi ombrello semplicissimo che adesso rimetto in macchina. Poi pochettina, diciamo che voi non riuscite a vedere, ma
Mamma mia, è lercia proprio. E di queste qui, in questa praticamente ci tengo le medicine perché io sono un po' ipocondriaca e quindi mi porto sempre dietro tutte le medicine del caso. E quindi questo insomma è piccolino e entra anche nelle borse piccole. Poi crema per le mani. Questa è quella di Vichy, vabbè, una crema insomma da 40 ml, classica da borsetta, perché io lavandomi le mani molto spesso comunque mi si seccano e mi danno un fastidio le mani secche che voi neanche vi immaginate, e quindi mi tengo sempre una crema in borsa, soprattutto d'inverno. E poi fazzoletti immancabili. E poi arriviamo all'ultima cosa, video oggi super veloce, che è questa boccettina dove diciamo c'è un po' il necessaire per una donna. Questa è una bustina che ho preso da H&M, pagata veramente una stupidaggine. Per anni e anni ho speso i soldi, mi sa che ho il rossetto tra i denti, e per anni e anni ho speso i soldi in boccettine costose di vari marchi e... cioè non ne vale la pena, perché tanto poi comunque dopo anni alla fine si rovinano, si deteriorano, quindi tanto vale spendere ecco 5 euro che poi e ce n'è mo qualsiasi altro. Adesso praticamente li fanno quasi tutti le pochettine, che veramente costano 5 euro e sono carine e vanno bene. Questa non è neanche tanto grande perché, come vi dicevo, la metto anche in diciamo in borse più piccoline, e qui dentro apriamo, ci sono ovviamente avete capito, burro cacao, che pure questo è praticamente l'indispensabile insieme alla crema mani. Poi che cosa c'è? Allora, in questa pochettina qui, che era diciamo quella di un blush di Kiko, vecchissima, c'è uno specchio, uno specchiettino, anche sporco tra l'altro, vabbè, e uno specchietto da borsa, quindi, questo me l'avevano dato di Vueling addirittura, vabbè. E poi c'è una mini, come si chiama? Tronchesina? Taglia unghie, che io ovviamente non uso per le unghie, perché a parte col semi permanente, ma non è che mi taglio le unghie in giro, però uso per le pellicine, perché comunque avendocene parecchie di pellicine qui intorno e mi danno fastidio, che quando sto in giro magari se ce l'ho alzate poi me le strappo coi denti e faccio un casino, allora uso questo. C'era anche una mini pinzettina per le sopracciglia, però forse si è persa nella pochettina, vediamo se la ritrovo. E questo set di diciamo mini ecco mini tagliaunghie e mini pinzettina me l'avevano dato da Bottega Verde con una dei soliti coupon che ti arrivano a casa, se spendi un tot ti regalano ecco, quindi quello lì. Poi che altro c'è? Ah, immancabile anche questo igienizzante mani, uno qualsiasi o a mucchina io adesso ho questo insomma diciamo che non è neanche malissimo, insomma, tanto pure la mughina puzza, quindi però. E quindi igienizzante mani. Ecco, l'ho aperto. E dappertutto è andato a finire. Poi che cos'ho? Ho un elastico, un laccio per i capelli, che può essere sempre utile. Un blush. Questo mi è stato, diciamo, l'ho preso da Sephora per quelli che, insomma, te lo danno per il compleanno. E mai usato ancora, quindi non so com'è, però insomma può sempre servire. E queste qui, come si chiamano, salviettine diciamo assorbisebo di Kiko, perché io naturalmente trasudo sebo, quindi quelle possono essere sempre utili, soprattutto se stai insomma fuori per parecchio. E poi che cosa c'è? C'è un rossetto, che questo è quello di Kate Moss della Rimmel, un nude classicissimo, questo è molto confortevole e che magari ecco se voglio un po' più di colore invece di mettere il burro cacao metto questo. E
poi ho il gancio, questo che soprattutto mi serve quando vado fuori, diciamo, locali, ristoranti, siccome odio mettere le borse per terra perché mi dà veramente fastidio. E allora, naturalmente con personalizzato, scusate la sciccheria, con il mio nome, e quello mi è molto comodo. Eccola qui, l'ho trovata. No, l'ho persa in mezzo alla borsa. L'ho ributtata. Ah no, eccola, scusate. E mini pinzettina per le sopracciglia, perché se ce n'ho una fuori posto impazzisco se non ho questa, quindi questa la rimettiamo nella pochettina insieme all'altra. E siamo quasi giunti al termine, perché manca solo la un derelitto praticamente, cioè la limetta, un pezzo di limetta per le unghie, perché questa Eifu, una limetta così di quelle di Kiko di vetro, ma naturalmente essendo di vetro non è fatta per me, perché io sono maldestra e quindi mi si è rotta un sacco di tempo fa, però un pezzettino, tanto questa basta insomma per limarsi le unghie. E basta, basta ragazzi, ho finito. E questo era tutto ciò che c'era nella mia borsa. E niente, spero che il video vi possa essere piaciuto. Vi faccio vedere che è vuota, è vuota, è vuota. E spero che il video vi possa essere piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. E se così fosse, mettete un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere eventualmente nei commenti quale altro video vorreste vedere. Io pensavo di registrare e caricare tra giovedì e venerdì i preferiti del mese di gennaio, perché siamo quasi al 10 febbraio, sarebbe pure ora che lo facessi se lo devo fare. E comunque, se volete vedere qualche altro video, niente, fatemi sapere nei commenti. E io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!